Nell'Eucarestia Gesù è realmente presente, come nell'ultima cena, nello spezzare il pane e il vino, dice: «Ecco, questo sono io, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue». Nell'Eucarestia, nella grazia dello Spirito, il sacerdote rende ancora presente Gesù. Ebbene, è un miracolo, è un mistero della fede. E con miracolo intendiamo un'azione potente con cui Dio fa le cose fino a cambiare le regole di questo mondo, come quando fa risorgere il figlio della vedova di Nain. Così nell'Eucarestia, con un miracolo straordinario, prende del pane e prende del vino e lo rende lui. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E da lì in avanti quel pane e quel vino sono realmente la presenza di Gesù. Gesù è realmente presente e questo è un miracolo che si compie e si ricompie ancora in ogni Eucaristia grazie alla forza della parola di Gesù, che ha detto ai suoi discepoli: fate questo. E quando i discepoli con fede fanno ciò che Gesù chiede loro, accade che il miracolo si compie, come quando Pietro guarì un paralitico alle porte del Tempio, grazie alla forza dello Spirito Santo. Così in ogni Eucaristia si compie di nuovo il miracolo di Gesù presente nel pane e nel vino, grazie all'altro miracolo che Gesù ha fatto di far sì che un sacerdote, grazie alla potenza della parola di Gesù, possa rendere presente Gesù in mezzo a noi. È una cosa grandiosa, vero? Infatti noi lo chiamiamo mistero della fede, dicendo che mistero è qualcosa di più grande di noi, non di sconosciuto, ma di più grande, ben più grande di noi. Gesù è realmente presente nell'Eucarestia, nel pane e nel vino mentre si dona, offrendo tutta la sua vita, ma anche nella sua parola, nell'assemblea radunata perché Gesù ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sarò con loro, e nel sacerdote che per mandato di Gesù con quella parola fate questo compie ancora il miracolo di spezzare il pane e di versare il vino come Gesù in nome suo e nella sua persona.